appunto del nostro borgo. Quindi il mio vuole essere sicuramente ricordare che ci sono poi dei punti in cui è possibile mangiare determinati prodotti, quindi fare il dell'oste, e poi anche a Piazza San Filippo l'Osteria delle Carni. Non abbiamo dimenticato neanche i bambini, per cui ci saranno dei bambini. Ricordare, oltre al GAL Valle Umbria e Sibillini, oltre al sicuramente alla Confcommercio Umbria, sottolineare è che i nostri per quanto riguarda la bontà dei loro prodotti, la qualità dei loro prodotti c'è e c'è da tanti anni. Bisogna soltanto scoprirla e dare loro quello spazio che possa dimostrare il lavoro assiduo, la durezza anche dell'impegno che loro mettono per il Quando partecipano i ristoratori, quando partecipano i commercianti, significa che abbiamo centrato l'obiettivo, perché se no noi è quello che essere nostro. Quindi veramente grazie, però ho letto che ci abbiamo un amico che io conosco bene, che ci dà la mano, che fa delle manifestazioni, Fabrizio, quindi veramente la cosa è. Io ho un apprezzamento molto alto come artigiano, quindi lo dico, mettiamo dentro anche lo sport in artigiano, quindi la prossima volta lo devo chiamare anche arte, sport e tavola. Ci avete qualche altra domanda, ragazzi? Che arrivavo ultimo, che è venuto? Allora, posso aspettare.